passato gli ultimi 3 o 4 anni a rivedere il mio approccio alle attività outdoor, cercando di impostarlo secondo un'ottica minimalista. Vorrei fare prossimamente un video specifico sul minimalismo, ragazzi, perché secondo me è un argomento estremamente affascinante. Vorrei spiegarvi che cosa si intende per minimalismo e perché, secondo me, dovreste adottarlo fin da subito. Non solo nelle vostre attività outdoor, ma anche nella vostra vita di tutti i giorni. Volendo fare un'estrema sintesi per agganciarmi a quello che è l'argomento del video di oggi, diciamo che essere minimalisti significa mettere nel proprio zaino quando si esce solamente quei pezzi dell'equipaggiamento che sono veramente necessari, tralasciando tutto il superfluo. Avere con sé pochi oggetti permette di viaggiare più leggeri e di essere quindi più liberi non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentalmente. D'altra parte, quando ci si avventura in zone remote, in luoghi naturali isolati per fare un trekking o un'esplorazione, è bene portare con sé tutto l'equipaggiamento necessario a garantire il comfort e soprattutto la sicurezza. Posso capire che per un principiante, ma anche per chi già ha un po' di esperienza, possa essere difficile scegliere cosa eliminare. Oggi sono a casa a fare un check dell'attrezzatura e voglio cogliere l'occasione per fare un breve video per parlarvi di 3 oggetti che secondo me potete togliere subito dal vostro zaino senza troppi pensieri. Non escludo che ci sia più di uno tra di voi che invece ritiene che questi 3 oggetti che sto per mostrarvi siano assolutamente necessari. Nel caso, vi chiedo di segnalarmelo qui sotto nei commenti e di spiegarmi il motivo per cui secondo voi questi oggetti vanno portati, non vanno tolti dallo zaino, così vediamo di analizzare la questione da più punti di vista. Come primo oggetto, vi direi senz'altro il telo pavimento o telo sottotenda. Si tratta di un telo dotato di asole ai 4 lati che viene venduto per essere montato sotto la tenda. Quindi lo stendete a terra, eventualmente fissandolo ai lati con 4 picchetti, e ci montate la tenda sopra. A cosa dovrebbe servire? A isolare e a proteggere dall'umidità, giusto? Sbagliato. Un telo di questo tipo non isola per il semplice fatto che la plastica non è un materiale isolante. Questo, tanto per farvi un esempio, è un materiale isolante, un materiale in grado di espandersi, di intrappolare aria al suo interno, aria che poi, avendo una conducibilità bassissima, fa in modo che il calore prodotto dal nostro corpo non venga disperso verso il terreno. Quindi, se volete più isolamento, dovete aggiungere un materassino o al massimo comprarne uno più performante. Con un telo di questo tipo non ci fate assolutamente nulla. Oh, ma protegge dall'umidità? Sì, però la tenda ha già un pavimento impermeabile, il cui compito è proprio quello di proteggere dall'umidità, quindi non serve aggiungere un altro strato. D'altra parte, se vi accampate nel posto sbagliato non vi salvano manco 10 teli. Quindi, ricapitolando, il pavimento della tenda impermeabile serve a proteggere dall'umidità. Il materassino che mettete all'interno della tenda serve invece a proteggere dal freddo. Io ho iniziato a dormire in tenda che avevo 10-11 anni e non ho mai utilizzato un telo pavimento o telo sottotenda in vita mia. Ce l'ho perché lo utilizzo per altri scopi, ma non lo metto sotto la tenda. Ora voi direte: vabbè, pesa 200 grammi, io nel dubbio me lo porto. Potrebbe servire. Ragazzi, se cominciamo a ragionare così, ci carichiamo di tutta una serie di oggetti inutili solamente perché presi singolarmente pesano poco. Poi dopo, quando andiamo ad indossare lo zaino, sono dolori. Vi ricordo che il peso dello zaino non dovrebbe superare il 20% del peso dell'utilizzatore. E questi sono numeri che, per quanto mi riguarda, sono già un po' troppo alti. Considerate che io peso 60 kg e il mio zaino per uscite boschive invernali, dove non devo fare molta strada, si aggira intorno ai 10 kg. Mentre se devo fare un trekking, un cammino di più giorni, siamo sui 7, massimo 8 kg. Cibo e acqua compresi, altrimenti diventa una prova di resistenza. Secondo oggetto che potete togliere tranquillamente dallo zaino, il coltello di backup. Ora non sto dicendo che dovete togliere esattamente questo qui, anche perché il mio Mora Classic è un coltello che adoro. Il coltello di backup
In generale. Mi capita di vedere in giro per la rete foto di equipaggiamenti dove ci sono due, anche tre coltelli. E quando gli si chiede a che cosa serve il secondo e il terzo, la risposta è il coltello di backup. Ora, se uno si vuole portare tre, quattro, anche cinque coltelli perché li deve provare o perché ci vuole giocare, ok, non discuto. Però, secondo me, se vogliamo fare un discorso di mera necessità, basta un solo coltello. Se vi portate un coltellone, state a posto perché il coltellone è per definizione l'attrezzo tuttofare. Una lama di grandi dimensioni e avente uno spessore importante vi consente di spaccare la legna e nello stesso tempo di fare all'occorrenza anche dei lavoretti di fino. Chiaramente non sarà come avere con sé un coltellino da intaglio. Ma lì poi subentra anche l'abilità dell'utilizzatore. Se invece come me preferite lavorare con coltelli piccoli e prevedete che durante l'uscita ci sarà da tagliare, da spaccare una quantità importante di legna, a quel punto conviene portarsi l'accetta piuttosto che un altro coltello, così lavorate più comodi, o almeno io faccio così. Quindi sto coltello di backup trovo difficile dargli un senso, anche perché mi è capitato spesso di notare che il coltello di backup aveva delle caratteristiche molto simili a quelle del coltello principale. Quindi, per farvi un esempio, non un coltellino e un coltellone, ho visto persone portare due, anche tre coltelli del tutto simili come lunghezza della lama, come spessori, il che secondo me non ha senso se vogliamo rimanere nell'ambito della mera necessità, perché poi, ripeto, se ve li portate perché li dovete provare, perché vi piace giocarci, perché siete degli appassionati e dovete fare poca strada, quindi non avete bisogno di controllare il peso dello zaino, a quel punto sto zitto. Con l'ultimo oggetto voglio spiazzarvi e vi dico la borraccia. Ora, nel caso della borraccia devo fare delle precisazioni, non voglio dire che la borraccia sia inutile in qualunque contesto, e in effetti è un oggetto che non ho completamente eliminato dal mio zaino. Ad esempio, d'inverno, mi capita molto spesso di utilizzare delle borracce, che però hanno il valore aggiunto di essere dei thermos. Il thermos lo utilizzo d'inverno nelle uscite giornaliere per portare con me, bevande calde da bere mentre sono fuori. Così non devo mettermi a trafficare col fornello. Lo utilizzo anche durante i campi invernali per conservare le bevande calde che preparo sul posto in modo da poterle bere anche a distanza di qualche ora senza che si raffreddino. Quindi, ok la borraccia, ok alcuni tipi di borracce in alcune situazioni, però c'è da dire che ultimamente mi capita sempre più spesso in quelle uscite dove devo controllare il peso, di sostituire la borraccia con una semplice bottiglia di plastica, il che mi consente di togliere qualche etto dal peso complessivo dello zaino. Ovviamente poi questa bottiglia quando torno a casa la lavo, la ripongo e la riutilizzo ogni volta riempiendola con acqua del rubinetto quando parto da casa o con acqua potabile reperita lungo il cammino quando sono fuori. In poche parole la tratto come se fosse una borraccia, invece si tratta di una bottiglia di plastica e il vantaggio è che pesa molto meno. E poi come fai a bollire l'acqua in caso di emergenza? Con un pentolino di metallo che ho quasi sempre appresso. Ragazzi, spero di avervi dato degli utili spunti di riflessione con questo breve video. Scrivetemi qui sotto nei commenti se secondo voi ci sono altri oggetti, oltre a quelli che ho nominato io, che possono essere tolti dallo zaino senza sentirne troppo la mancanza. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime pubblicazioni e di dare un'occhiata ai link che vi ho lasciato qui sotto in descrizione. Un saluto e alla prossima!